Ragazzi, buongiorno e benvenuti a un nuovo Let's Play di Watch Dogs 2. Mi sono assolutamente dimenticato dove eravamo arrivati l'ultima volta, però visto che ci troviamo qua, andiamo a fare un attimo questo dati operazione che si trova esattamente dall'altra parte. Tra l'altro ci avviciniamo sempre di più all'uscita di Watch Dogs Legions. Speriamo che è bello. Ah, aspettate, poi dopo ho letto una cosa su Game Nexus. Game Nexus ha detto due cose. Video qualità, ha detto dettagli extra, questo qua dobbiamo portare a zero. E poi motion blur dobbiamo mettere a no. Perché aveva detto che facendo questa cosa qua il gioco sarebbe andato molto molto più veloce. Perché c'aveva un problema di ottimizzazione con la CPU. Allora, secondo me ha detto una scemenza. Che dobbiamo fare con questo? Ah, ci dobbiamo andare a parlare. Parliamoci. Chi è? Ok, vediamo se ci riusciamo a parlare. Ehi, un fratello che deve fare? L'assicurazione mi aumenta senza motivo. Ogni mese, ti rendi conto? Ogni Vabbè, cazzo ma di queste mese. Ogni sono mese cose che senza motivo. succedono Ho sempre. chiamato la Proviblu, ma mi hanno preso per il culo. Clausola di rischio la chiamano. Clausola del cazzo, dico io. La stessa cosa è successa a molti che conosco. Assicurazione di merda. Quindi? Ehi, come va? Qualcuno è assicurato con la Proviblu? No, ho hackerato il mio contratto governativo e ho la copertura totale. Ma che cazzo serve un'assicurazione? Perché? Che fa la Proviblu? Sta derubando la gente in base a una clausola di rischio. Direi che è un buon motivo per andare a curiosare nei suoi server. Avendo una password farei prima. Cerca subito un impiegato vicino a te. Eccolo. È dell'IT. Lui ce l'ha. Devo fare? Nuova operazione disponibile Provi Blues. Vediamo, Provi Blues, facciamo questa qua. Mostro sulla mappa. Dai, sta qua vicino, la facciamo. Traccia missione. Ottieni la password di un impiegato Provi Blu. Andiamo, però se troviamo una macchina la prendiamo. Comunque ragazzi, la 3080 non si riesce a prendere in nessun modo. E ha anche fatto alcune considerazioni del tipo, qua ci prendiamo una macchina, eh. Tanto polizie mi sembra che ne stanno passando, anzi ci prendiamo questa qua, decappottabile, che non è una Ferrari, è una Bomsteg. Quindi la 3080 non si riesce a prendere, però oggi ho visto un attimo su internet, ci sono due schede che sono buone. La Founder Edition secondo me non va bene. E ci sono due schede che dobbiamo creare quello là, che portano tutte le 3080, portano tre DisplayPort e un HDMI 2.1. Le DisplayPort sono 1.4A e dovrebbero andare bene per 4K 144 Hz. Non ho capito bene, ci sta un problema con la compressione, però diciamo che funzionano. Il problema è che secondo me ci vogliono due porte HDMI, e quello che ho trovato è che ci sono solamente le Gigabyte e le Asus TUF Giusto. che le fanno, Scusa. però secondo me l'Asus TUF è quella migliore. Il problema è capire quando escono, cioè quando sono disponibili, perché secondo me se ne parleranno. Accuse sono fondate, Jim. Stavi ficcanasando negli affari Se ne privati dei parlerà fra un sindicati. paio di No, ma mesetti. dai, erano solo cose semi-private. Dal team IT ci aspettiamo uno standard elevato. Hai recuperato il numero privato di Tina e hai iniziato a chiamarla. Non va bene. Era solo un innocuo flirt. Ti prego, Bob, lasciami. Mi spiace, Jim. La decisione è già stata presa. La tua tessera d'accesso è stata revocata, così come le tue password Proviblu e l'uso della palestra. Le risorse umane ti spediranno le tue cose. Cazzo!
E questo è? Sitara, ora sono cazzi tuoi. Perché? Il tipo della Provi Blu è stato licenziato oggi. La sua password non vale. Ops, scusa. Sitara vende pesce vecchio. Faccio affidamento su di te. Vedi di stare al passo. E adesso? Ho chiesto scusa. Uff. Ok, ecco. C'è un altro impiegato della Provi Blu. Sicura? Sì, sicura. Ma proprio sicura sicura? Vaffanculo, Marcus. Prendi quella cazzo di password. Che fa questo? Si ingazza. Il mondo non ti deve un bel niente. Ma ancora? Vediamo che fa. C'ha paura, ma chissà se se ne scappa che passa anche le altre macchine, no? Questo come l'hanno buttata sotto? Non sono stato io. Oppure, o almeno. Non penso. Questo c'ha ancora paura, però, vedete? Proviamo a scendere, no, vediamo che fa. Esci. Inseguiamola. Facciamo il giro della macchina. Ma fa così, ragazzi. Oh, guardate questo che si copre dalla pioggia. Posiamo il fucile, va. Recuperiamo la macchina, perché io sono assolutamente sicuro che questo è il gioco dei tre. E questo ci farà cercare perlomeno tre persone, ci chiederà di acchiarare prima di trovarne una che c'ha la password. Vedi? Sicuramente. Ce l'abbiamo nel colo. Accedi con me, password hot screw. Obiettivo completato. Recentemente divorziata. E quindi? Ho la password, mi hai segnato la Provi Blu sulla mappa? Certo. Sicura? Hai controllato l'indirizzo? Magari è cambiato. Cazzo, Marcus! Questa non te la lascia passare. Ah, che... Ma sta là! E scusa, come ci andiamo al server qua? Da dietro, aspetta, vediamo un attimo. Spazio per farlo salire su. Questo è alto il palazzo. Vuoi andare a fare il giro, dai. Prendiamo la macchina. Dove sta la macchina? Già, miseria, qua sarà un casino capire dove bisogna entrare. Ah, da qua. Ah, però ci sono. Ok. Quindi ci mettiamo qua. Mandiamo il quadricottero, dai, il quadricottero non se ne accorge nessuno. Wow! Scusa. Qua bisogna fare un hack fisico. Non mi sembra tanto complicato. Ehi, perché... si riunisce fuori dal MoMA? Si autodefiniscono anarchici dell'arte e si fanno chiamare Ordinate Academy. Rodentia Academy. È un anagramma. Bravo! Cos'è che vogliono? Trasparenza totale. Stavolo che dava assino. E allora perché le maschere? Le maschere da topo. Come ti sembrano? Fighe.
molto stilizzate. Cazzo! È Defalt! Defalt? Il musicista? Defalt, l'ex hacker del DedSec. Defalt, lo stronzo psicopatico che ha cercato di cassarmi nella sua casa degli orrori! Ok, io a questi devo proprio dargli un... Il DedSec è nel nostro sistema! Dobbiamo spegnerlo e isolare l'infezione, subito! Forza, arrendi! Avete sentito? Cos'è stato? Ok, CTOS, mandiamo offline questo affare. Non ci usciamo. Staccare tutto, subito! Vabbè. Possibile che non lo vedano. Merda. No. Firewall su. Fate i bravi. Ok. Agganiamo sto coso. A posto. Hacker. Questo qui è tutto, giusto? Sì, quando era ubriaco perso ha detto: sono il re del mondo. E installiamo il virus. Questi qua non se ne sono proprio accorti che ero io. C'è anche ancora di nuovo la macchina. Però prima di prendere la macchina, allora, controlliamo un attimo le missioni. Innanzitutto ancora non è finita questa qui. Missione completata. Aspetta, vediamo che ci dice. Ma forse deve uscire dall'aria, perciò non me la dà. E allora paga le sollevi, no? Trovati un lavoro, paga le tasse. Lasciate la sala questo. Non è giusto. Difficile avvicinarti. Che faccia da culo. Fatto, siete dentro? Sto analizzando i dati. Sicura di non sbagliare i dati? Sono quelli più recenti? La prima volta faceva ridere, ma ore da stronzi. Oh wow. Praticamente monitorano ogni singolo acquisto. Compri un panino, una birra o delle patatine e... Ma voglio solo difendere a quella. Ecco il perché della clausola di rischio. Rischi di farti fregare. Io ritoccherei un po' l'algoritmo. Già fatto. Da adesso, ogni volta che qualcuno fa una di quelle cose, il premio scende. Voglio andare a rompere il cazzo al CEO e al CFO. Usano un servizio di limousine. Puoi seguire le vetture, ho segnato il posto. Non è lontano. Ma sto andando molto lontano. Inseguimento del sospetto. No, guardate quanto è bella questa città dopo che ha piovuto. E c'è il sole bagnato per terra. Oh, comunque con queste macchine sportive diventa molto più semplice seminare la polizia. Perché ci abbassano i diritti. Attenzione! Fermiamoci qua. Su, che dobbiamo fare? Andiamo a vedere. Ah no, ma qua dobbiamo andare da quest'altra parte. E come ci si arriva da quest'altra parte?
Qui ci sta un coso per saltare. Là c'è una scala, mi sembra. C'è il parcheggio? Scusa, che dobbiamo fare qua? Questo è facilissimo. No! Ma come è ferito? Ti ho dato solamente una piccola botta. Ma va, va. Come sono fatto a cadere? Non ci dobbiamo rubare subito un'altra macchina. Wow, avete visto quello? Pure da fuori, da dentro l'acqua ci sparano. Torniamo indietro. A tutte le unità, il sospetto è ancora in zona. Troviamolo. No. Siamo sul posto e iniziamo a cercare il sospetto. Scomparsi. Ma dai, ma quello della polizia non è giusto, si è messo proprio immediatamente dietro di me. Vabbè, però adesso sappiamo esattamente dove andare. Stiamo scendendo al parcheggio qua. Parcheggiamo anche bene. Ok, dobbiamo entrare là dentro, però quello lì come lo sono, diciamo, trovo il terminale al circuito chiuso. Ma il terminale al circuito chiuso, perché bisogna andare da là? Però per farlo entrare da là... Quello serve per aprire la porta. Comunque facciamo, mettiamo, lanciamo il coso qua, vediamo se... Da qua? Ok, sblocchiamo questo. Comunque quello ci piazza la scatolina e il deadset che lo attacca alla porta USB, ma io non capisco, questi fanno... Raccogli. E scarichiamo i dati. Se in questo gioco disabilitassero le porte USB non si potrebbe più hackerare niente. Andiamo avanti, Sitara, quindi... Installò il malware. Ho i dati del GPS del CFO e del CEO. Prima il CFO. Stanno sicuramente su una barca. Dove sta? Scarichiamo i dati. Oh, guardate però che macchina veloce che ha questo. E non lo possiamo, non gliela possiamo manco hackerare la sua macchina. Oh, guarda, ci ha tagliato la strada. Non si è fermato lo stop. Andiamo, che speranza tieni. Ma no, lo possiamo creare. Ho sbagliato a schiacciare. Ma perché mettono le vicino? Ti ho preso?
un sacco di informazioni bancarie. Ottimo. Cambia il premio della sua di assicurazione. Così ogni volta che va nel suo locale preferito... Giusto, giusto. Fatto. E adesso pensiamo al CEO. Allora, vediamo il CEO dove sta. Sta macchina è bella perché è veloce. Ah, ma mi sa che questi fanno... No! Mamma mia! Che pelo che ci ho fatto a quello! Ah, perché questo sulla corsia dei Bux ci vanno anche i taxi e qualche italiano. Ah, però guardate, se non lo faccio spaventare, qui c'è anche una cosa da prendere la pittura. Aggiriamocelo. Adesso si è spaventato, guardate, guardate, guardate a quello! Ma che stai combinando? Ah, ci spara pure. Si ruba anche la macchina. Ma che dobbiamo fare? Cioè, dobbiamo uscire dalla portata di questo. Fuggi. Andiamo verso dove si pitta là. Mettiamo anche un bel manifestozzo. Missione completata, perfetto. Andiamo a mettere anche il manifesto. Sicuramente si sale da qua. Ha il login dei suoi incontri privati. Ed è anche sposato. Magari alla moglie fa comodo saperlo. Perché non aggiungi il suo indirizzo email all'account? Riceverà delle mail di conferma per ogni incontro. È divertente. Là ci stanno i cosi, però il problema è capire quello, per mettere il manifesto mica possiamo andare sui robottini, mi sa che ci dobbiamo andare proprio noi. Ah, ok, il robottino sarebbe... perché questo qua non lo possiamo creare? Trova il terminale circuito. Ok. Ok, ho capito come funziona. Naturalmente la scemenza. Comunque ancora dobbiamo prendere la motocicletta e andare al centro commerciale per provare il salto là, eh? Tra le altre cose, quello è uno dei punti di ricerca un poco più difficili che abbiamo trovato. Ok, questo qua adesso lo chiariamo. Torniamo all'elicottero, così possiamo controllare questo e possiamo far scendere la piattaforma. Meno male che la macchina sta ancora lì. Oh ragazzi, comunque ho visto anche questo Ghost Recon Breakpoint. Fatto bene, fatto molto 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 bene. Prima, mi ricordo che quando l'ho installato la prima volta nella versione di prova, quando facevo quel weekend gratuito, era un vero schifo quel gioco, si vedeva malissimo perché c'era quel temporal anti-aliasing che faceva schifido. E in più
era lentissimo con tutto il tempo anti-aliasing e c'era un sacco di problemi da giocare. Invece mo, ragazzi, hanno fatto una cosa di fino, è molto più bello di Ghost Recon Wildlands, se vi piace il genere. Tra l'altro magari noi vediamo un attimo, però questo fine settimana vediamo di fare anche una live, vediamo come va. Ok, abbiamo marcato un altro punto, abbiamo ottenuto un altro po' di follower, scendiamo, controlliamo e ce ne andiamo. Tra l'altro mi sa, vediamo un po', a posto. Come mai è partita la musica? No, 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 ferma, che questo qua YouTube si incazza come... Audio e lingua, riproduci. E come mai se ci sa la radio? Boh. Vabbè, l'abbiamo spenta. Quella casa là che cosa significa? Ah, questa umilia il cielo della home. Adesso lo facciamo. Scusa, siamo qua. Aspetta. Sicuramente si sale da qua. Comunque sono belle queste aree cittadine così. Chi è? Mi sembra un po' troppo semplice questa missione. Queste sono quelle missioni lunghe sicuramente. Ok, ecco l'amministratore delegato. Spero che gli piacciono gli esercizi che abbiamo pensato per lui. Fallo cadere per terra. $313.000. E come lo facciamo a far cadere per terra? Dobbiamo creare la macchinetta qua. Vai. Vai. Oggi cardio. Hai capito il cielo? No, boh, ma l'anima di come l'abbiamo umiliato, dai. Hai ripreso tutto? Marcus, è stata la cosa più bella che mi sia capitata oggi. Pubblico subito il video. Oh, lo splendore di uno stronzo che cade su un tapirulan può portare la pace nel mondo. E da quando vuoi la pace? Intendo una pace metaforica. Questa c'ha l'epatite C. E fa la patologa. Che diavolo? Abbiamo finito la missione, no? Ecco, dicevo io. Ok, allora. Adesso. Adesso prendo le mie cose. Abbiamo finito la missione, ragazzi. Quello che fa. Ha avuto un attacco al parcheggiatore abusivo. Che tiene questo? Ha un pollaio. Ma dai. Vabbè, adesso. Perché classifica c'è uno qua? I tuoi livelli verranno entrati per la nuova stagione. In compenso del tema abbiamo ottenuto un cappello da bevuta Capitan Birra. E la maglia con bottoni Capitan Birra.
Vabbè. Però è bello che finisce questa cosa che hanno fatto la stagione, perché comunque le stagioni, anche se uno non ci pensa, però mantengono il gioco. Ma se questo l'abbiamo finito, perché mi dice rigioca? Allora, facciamo missione principale, punto di incontro e l'altro spazio. Ok. Nostro super altro spazio. Chissà perché si allontana ogni volta che deve parlare con qualcuno. Ehi, hey, ciao Tibon. Io sono pronto, non vedo l'ora. No, sul serio. Modalità activist attiva. Allora, come inculiamo la Bloom? No, che c'è? Torna a giocare, ragazzo. Avete molto da lavorare prima di arrivare alla Bloom. Anche col mio aiuto. Ray, fai un briefing senza di me. Dobbiamo esserci tutti. Ah, no, non volevo disturbarti. Ma quale disturbo? Nessun disturbo. Forza, Marcus. Briefing. Ok. Allora direi che... Diamo un'occhiata ai grossi aggregatori di dati. Gli amici di Noodle. Ogni volta che cerchi qualcosa, dai frigoriferi scontati all'anal violento, scoprono qualcosa in più sul tuo conto. È profilazione di base. Giusto. Però forse non sai... che la Bloom ha già messo le zampe su tutti quei dati. Oh, cazzo. Questa è grossa, Sitara. I dati di Noodle servono alla Bloom per rafforzare Bellwether, per affondare di più gli artigli. Se mettiamo le mani su queste munizioni, possiamo abbattere anche i bersagli più grossi. E io posso farcela. Per hackerare Noodle devi trovarti nella server farm e non puoi entrarci senza autorizzazione. Se non lavori lì, non puoi nemmeno attraversare il cancello principale. Secondo te Rob Zombie qui da chi ha avuto le info? Dimmi che hai l'autorizzazione. No, sto tenendo un profilo basso. Uno dei miei capi mi sta col fiato sul collo. Ma tu, Marcus, puoi passare per un impiegato. Può fare di più che passare per impiegato, Sitara. Ripeti quello che mi hai detto, Orazio. I bus di Noodle. Ho inserito un exploit per le credenziali. Posso farti arrivare ai bus, devi solo entrare guidando. Crederanno che tu sia uno dei nostri autisti. Merda. Allora facciamolo. Va bene, dai. Hey. Facciamolo. Ehi! Hey. Ok. Aspetta, ma forse ci possiamo ok. Ci possiamo anche teletrasportare. Così non aspettiamo 3 ore per aprire la porta. Allora, sei pronto? Prontissimo come sempre. Prendi l'autobus, ma perché sai perché ci siamo visti al negozio di abbigliamento qua? Che fai, Orazio? Vabbè, andiamo a prendere l'autobus normalmente. Aspetta, vediamo quando sta lontano. Prendiamo, arrubiamoci una macchina, lavorati. Ma come non puoi salire su? Andiamo a piedi, eh. Vediamo se sulla Vespa ci riesce a salire. No, amico, scegli di nuovo. Ma come scelgo di nuovo? Ma veramente ce la dobbiamo fare a piedi. Bello questo Dolores Park. Questo è il parco proprio fuori dal nostro quartier generale.
che ci siamo venuti la prima volta quando abbiamo iniziato il gioco. Clean Bugs. Ciao Shirubio, come va? Ragazzi, questa potevano fare un poco meglio, cioè tutto a piedi bisognava farsela. Comunque quando si hackera il semaforo fanno sempre gli incidenti. Allora, andiamo a prendere questo autobus di Noodle. Come facciamo ad entrare là dentro? Si può scavalcare sicuramente. Orazio non riesce a scavalcare sicuramente, vediamo. Ah no, ci riesce. Perfetto. Prendiamo l'autobus. No, non lo dobbiamo prendere, ci dobbiamo semplicemente... Ah no, entra. Vai. Ok. Ok, ok, dov'è il GPS? Ehi, siediti, dai. Faccio da solo. Okay. Grazie. Ok. Mi ha fatto fare tutte le stesse strade a piedi. Non lo so, per adesso penso che faccio la storia. L'online devo vedere perché come... Ho tenuto d'occhio il parcheggio. Stavo dicendo prima. Sempre lì per bersi un caffè. Splendido. Bene, amico. C'è una cosa che voglio dirti prima. Oggi ho giocato a Ghost Recon Breakpoint ed è proprio bello. Ho giocato con due amici miei. Il tuo alter ego, siamo divertiti bellissimo. Grande capitalista. Perché sento che questa è una pessima idea? Tranquillo, ci andrò piano. Assolutamente, se vogliamo fare co-op qua va bene. Però non stasera perché oggi sto poco tempo. Domani pomeriggio penso di starci parecchio invece. Salve, come va? Ehi, buongiorno. Buongiorno. Salve. Anche se non sono troppo bravo perché non so nemmeno che cosa deve fare in co-op. E soprattutto non so se ci vogliono armi particolari, perché adesso c'ho solamente un fucile di precisione e una mitragliatrice. Te lo dico, ma i succhi non fanno niente. Perché non hai provato i miei? Sul serio, a te serve la polvere. Che è successo qua? Che è la parte sana. Il succo la elimina tutta. Ti bevi soltanto zuccheri, i frullati. Ecco che cosa devi bere. Fatti di frutta, verdura, super cibo. Super cibo? Già. Le bacche di goji, polvere di maca, roba di questo tipo. Hai molto da imparare. Sai che la scienza dietro i supercibi è piuttosto dubbia? Beh, però è cibo sano, non puoi negarlo. Già, ma le bacche di goji non sono... Ah, ho capito. Già, ma le bacche di goji si può provare, non sono supercibo più di quanto lo sia l'uva. Sono operazioni di marketing per abbagliare i consumatori, senza offesa. Ah, oh, bizzarro. Ciao, Gigo. Tutto bene. Sai, Marcus, ci sono momenti in cui vorrei essere là fuori a fare quello che fai tu. Che oggi ho provato Ghost Recon Breakpoint, bellissimo. Mi viene la nausea davanti a tanta presunzione. In realtà, ieri e oggi abbiamo provato Ghost Recon Breakpoint. Ci abbiamo smenato tipo in due giorni, secondo me, 16-17 ore di gioco. Però non ho fatto lo streaming perché pensavo di giocare solo 5 minuti per provarlo. Poi dopo non abbiamo staccato più. Ma perché partono le canzoni automaticamente? Questo è un altro bug. Veramente, perché c'è il crossbar? È impossibile. Salve. Ehi, ciao. Quello là assolutamente è bellissimo. È proprio bello. E poi... Hai fatto tardi ieri? Sì. Già, e il catering faceva vomitare. Perché fa così? Secondo me se si mettono le missioni un po' più difficili, perché adesso abbiamo giocato normale
escono proprio bene. Quindi sì. Già, e il catering faceva vomitare. L'unico grosso problema di Breakpoint fino ad oggi, fino adesso, il sushi bar non è proprio all'altezza. La salsa di soia non sa di niente. È che devi trovare, non era nulla di che. Soprattutto se vuoi aumentare la difficoltà, devi trovare la gente che si coordina, perché se non ti coordina muori. Torniamo a noi. Oh, vero. Quello è proprio pessimo. Davvero? Attenzione! Mannaggia la polizia, mannaggia. Secondo me ci sono. Guarda cosa hai combinato. Ma come lo fermiamo? Che teniamo l'auto di Google qua. Attenzione, c'è qualcuno. Aspetta, qua lui. Secondo me ci sono cose peggiori. L'unica cosa che potremmo fare. Ci dobbiamo rubare una macchina che va più veloce, dai. Lasciamo il pullman qua e sparare con. Tipo quella. Perché non ci fa uscire? No, non ci fa uscire, non ci fa. Dobbiamo rifare, dai. Ma comunque. No, alla fine del mese prossimo esce Legion. Fatto tardi ieri. Già. Ah, non è cross playing. Faceva vomitare. Peccato. Digiunerò la prossima volta. Questo nuovo sushi bar non è proprio all'altezza. La salsa di soia non sa di niente. Il mio macchia al tonno. Per guardare la chat, non avevo visto la polizia dietro. Vero. Quello è proprio. Che, ma quelli non si sono incazzati i poliziotti perché avevo ammaccato la macchina davanti, ma perché ho fatto un po' di marcia indietro, li ho leggermente toccati. Ma secondo me i giochi dove si spara, Kiko, è tosta, perché è, secondo me è impossibile battere mouse e tastiera quando si mira. Perciò non li fanno. Oddio, brutale. E comunque, detto tutto ciò, ho visto un po' di roba di Legion e sembra bello, perché il problema di questo gioco di Watch Dogs 2, che secondo me è molto bello, Orazio, mi sto cagando però ci sono due problemi grossissimi. Non c'è nessuno come noi. Innanzitutto, quando vai in un posto, o è semplicissimo capire come si fa a risolvere il rebus per hackerarlo, o è impossibile. Stiamo tramando. Perché quelli te le mettono proprio i punti che devi far passare il robottino o il jumper o il quadricottero, sono proprio segnati. Mi sento. Manca solamente in mano le istruzioni. Ehi, benvenuto nel mio mondo. Ci sono soltanto. Ecco, oppure è impossibile, che non riesci a capire come si fa, e devi stare tre ore là a girare. Che merda. Ma ehi, e poi ci sta il problema che cambiare la vita nelle aziende della Silicon Valley. Le missioni sono un po' troppo. Non sono tanto immersive, va. Unico fratello in una riunione e rappresenti tutti gli altri neri. Cielo. Se mi dessero un centesimo ogni volta che mi dicono che sono. Qua già ci siamo entrati. Incredibilmente colto. Quindi dov'è la server farm? Non qui, purtroppo. Siamo andati a prendere il coso là sopra. Si trova sotto l'edificio di Noodle Maps. Ti serve un livello di accesso più alto per arrivarci. I manager di sopra possono fare questo per te. Basta che ripeti la performance dell'autobus con uno di loro e non avrai problemi. Andiamo in cucina. Ci servono zuccheri per lavorare. Invece, in Legion ho letto che numero uno puoi prendere il controllo di tutti quelli che vuoi. Almeno assaggia una pesca granata. Sono strepitose. Sei gentilissimo, grazie mille. Ok, caffè. Ah, però devi fare un salvataggio nuovo. I salvataggi vecchi non te li togli, però li puoi riscrivere, devi stare attento. Li puoi sovrascrivere. Che giornata, eh? Io sto a Mille, e tu? Senti, perché non ci dici che stai combinando? Dove stavi guardando? Con chi stavi parlando? Voglio solo un caffè, stronzo. Che hai detto? Voglio solo un caffè. Ah, tre missioni, fatto. Sì. Ok. Sono sicuro che sarai più gentile con le risorse umane. Goditi il caffè. Attento! Poi un'altra cosa di Watch Dogs Legion, secondo me, è che lo ottimizzeranno sicuramente, no? Da quello che ho letto. Spaccargli il culo, lo odio, quello stronzo di merda. Ciao, Becky! Signori?
Quello mi rompe il cazzo dal primo giorno che mi hanno assunto e ora dice che dovrei essere più gentile con le risorse umane. Credi abbia qualcosa su di te? Merda. Lo sai quanti anni di prigione rischio di farmi? Se entro nella server farm posso... Cherubio, tu giochi col PC o con la console? Ti contatto io. Ok? Ok, bene. Pesca granata. PC. Ups. Kiko, ti devi fare i PC pure tu. Orazio, qual è il piano per arrivare alla server farm di Noodle? L'opzione migliore è l'ascensore della zona manutenzione al secondo piano di Noodle Maps. Ma attento, c'è la sicurezza, neppure io posso accedere. Capito. Scusa, quando sono andato? Sono qua dentro. Tra l'altro mo escono. Stai risparmiando. Salve. Sarai indolore, te lo assicuro. Oh ragazzi, ma adesso i prezzi delle schede video scenderanno tantissimo. Sicuramente. Essenziale da solo. Mo vi faccio sapere. Però tipo la 1080 mi sa che su subito si trova pure 80 euro se uno insiste. No, la 1080, la 1060. I processori si prende un Ryzen 3600. Secondo me sì, la caleranno su eBay, già è calata, ma bisogna aspettare perché la caleranno tantissimo secondo me. Vediamo un attimo dove sta quella cosa. Ok, bisogna... Ah, questo forse però è un edificio che... Mannaggia la miseria. Vediamo un attimo come siamo messi. Bisogna andare da là sicuramente. Però come ci arriviamo là? Kiko, ma sì, ma 9.000 euro? Dipende tu innanzitutto a cosa vuoi giocare. Però... E poi dipende, anche importantissimo la risoluzione a cui vuoi giocare. Perché se vuoi giocare a 1080... Secondo me con 500 euro ci riesci abbondantemente. Merda. Che c'è? Il mio faccino non apre più tutte quante le porte. Non capisco. Ti servirà un codice di accesso di alto livello oppure un'altra strada. Andiamo a vedere. Ah no, però qua si può entrare anche da quest'altra parte. Non bisogna andare per forza dall'altro edificio. Ok, buona serata Shirobi, ciao. Poi se vuoi giocare a 1440, che secondo me è meglio, ci vuole un po' di più di 600 euro. Allora, qua dobbiamo trovare la chiave, dai. Poi per giocare a 4K ci vogliono i soldi, perché devi comprare, ci vuole un sacco di roba più potente. Nonché il monitor e tutto il resto. Allora, quindi dobbiamo vedere a chi dobbiamo hackerare qua. Là ci sta una cosa, però non ho capito dove sta. Sta dentro. Là ci vuole un hack fisico. Niente da segnalare. Quelli là adesso li possiamo anche chiudere. Ah, lì ci sta il coso, vedi? Ah, che era per accedere. Stato tutto libero. Però non ho capito dove. Non ho capito dove si deve andare qua.
Perché non ci sta nessuna cosa, ma non è che bisogna creare qualcuno da quella parte. Ma qua non c'è nessuno, però che si può creare. Perché là ci sta... Ah, qua sta, vedi? Bisogna creare uno qua per far aprire le porte dall'altra parte, ma va, va. Ma no, non avevo capito che bisogna entrare in questo edificio qua. Ma bisogna vedere dove la spia sta. Allora, da qua sopra abbiamo già visto che non si sale, quindi dobbiamo andare da qua. Quello stava al primo piano. Bisogna vedere dove sta quello. Blocco con chiave di accesso. Ah, ma quello sta dietro la porta, quindi ci sarà un modo per... Ci vuole un po' di pratica, perché anche io quando ho preso... Quando ho giocato a cosa, come si chiama? A Nier Automata e a Bayonetta, non ci riuscivo a giocare, non ci riuscivo a giocare col controller. Allora bisogna andare là dentro sicuramente. Questo qua lo disattiviamo così non chiamano le guardie. F corpo a corpo. Ok. Ah, quando fai corpo a corpo ti rubi anche i soldi dal soggetto. Questo non lo sapevo. Ok. No. Ah, ma dura pochissimo questo coso per disattivare i raggi, giusto il tempo che passi. Ok, adesso abbiamo disattivato questo coso. Quindi dobbiamo entrare qua. E la chiave d'accesso sta dentro. Questo modo si deve girare. Ma è un limone, manca a dire, vabbè, fammela chiudere questa porta. Qua non ci vede nessuno e soprattutto se chiudiamo la porta, secondo me non vede nessuno. La prima e l'ultima. Che cosa credi di fare? E questi che vogliono? Ehi, il Dedsec ci ha mandato una spia. Ok. Bene, ora sono Miss Laura Kim. Come entro in Noodle Maps? Se hai il suo ID, dovresti poterci entrare direttamente. Ci siamo riusciti. Ehi là. Ma speriamo che la stessa chiave d'accesso mi serve pure là, ma penso sì. Dimmi, Kiko. Si può usare anche lo scivolo. Aspetta, come siamo saliti l'altra volta qua sopra? Non ci siamo saliti così l'altra volta qua sopra. Oh, guarda qua, si può usare! Ma dai! Veramente spero veramente tanto che Legion lo migliorano,
Perché poi un altro problema di questo gioco, secondo me, è che proprio ci vorrebbe qualcosa di un po' più leggermente coinvolgente, soprattutto nei dialoghi. Le guardie di Noodle Maps sono violente, stai attento. Ehi, è con Laura Kim che stai parlando. Boh, ma qua non ci dovrebbero dire niente, no? Fino a quando non entriamo. Non so esattamente dove devo andare qua. Avete sentito? Cosa? Vediamo un attimo. Infatti, se puoi cambiare personaggi significa che sono. Però hanno detto anche un'altra cosa, che faranno una cosa spaziale del tipo. No, attenzione. Del tipo. Faranno oltre 1400 tipi di animazioni diversi. Qualcosa del genere. Non so, 400. Dobbiamo entrare là dentro. E dove sta il terminale del circuito chiuso? Mo? Sul serio, amico, vai con calma, non c'è fretta. Stai tranquillo, Orazio. Sono quasi all'ascensore. Controllo settore completato. Questo? Tutto libero. Vai, vai, mettilo verso il bivio. Vai, vai, vai. Ok. E dove sta il coso che dobbiamo aggirare qua? Eh sì, per forza. Ah, sta in quell'altra stanza, ragazzi. Dobbiamo andare in un'altra stanza. Quello dove va? Ma dobbiamo aspettare che esce. C'è scappato. Forza, torniamo al QG. Non l'avevo visto. Speriamo che quello là. Vai. Esci. Babbo, al massimo lo rimandiamo il coso. Oh, ho preso anche il turbo. Perché non si apre più la porta? Ma va, va. Mi hanno distrutto il jumper. Ah. Devo prendere quell'abilità per rigenerare. Questa è già la seconda volta che succede. Col jump. Guarda là. Noodle Maps. Chissà, questa qua sarà un'altra strada per salire sopra. L'abbiamo perso, lasciamo tutto alla polizia. Sono sveglio, ma non capisco. Ci sta pure un'abilità intanto che si ricarica per ricaricare il jumper. Secondo me conviene che lo prendiamo. Controllo remoto. È quello? No, è questo. Però dobbiamo prendere i dati chiave sulla Sutro Tower. E noi ci siamo pure andati, mi sembra, sulla Sutro Tower. Però non abbiamo. All'epoca non abbiamo fatto la ricerca. Vabbè. Si è ripreso il jumper, andiamo. Speriamo di ricordare la strada. Poi siamo andati da là. Siamo andati da qua, vero? Sì. E poi da dove siamo andati?
Abbiamo salito le scale, ecco. No, questo ci spara. Pure quest'altro ci sta. Vai, 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 turbo. Ok, facciamo andare da qua dentro. Poi abbiamo aperto là, meno male che quei due non ci... non se ne importano. Ok, possiamo andare di qua. Ma qua dice di andare giù però. E come ci andiamo giù? Quello è salito con la scaletta. E qua c'ho paura che se andiamo giù si rompe il jumper. Si rompe il jumper. Dobbiamo andare con Marcus, ma devo... Hai capito? Ma che, secondo te li dobbiamo uccidere tutti quanti a quelli? Aspetta, proviamo a entrare qua dentro. Però là dietro pure ci sono un sacco di gente, ce ne stanno tre. Li dobbiamo fare tutti quanti, dai, allora facciamo così. Prendiamo questa qua. E li facciamo con F, poi dopo se qualcosa li spariamo. Speriamo che non ci vedano. Ci hanno visto. Attenzione, segnalato un bersaglio precedentemente identificato alle vostre coordinate. Ok, però no. Anche questo è andato, ma dobbiamo entrare sempre in quella stanza. No, 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 no. Andiamo. Ma qua possiamo oltrepassare, speriamo. No, non si può oltrepassare. Ah, però siamo finiti qua. E adesso non ci stanno inseguendo. Ma non è che ce n'è tanto di aiuto sto fatto, perché qua non possiamo oltrepassare. Scusa, facciamo H giusto per capire. Aspetta un attimo. H era per attivare l'elevatore. Ehi amico, sono all'ascensore ora. Orazio? Ah, ma ce lo potevano dire prima. E così possiamo andare qua e poi dopo lo facciamo scendere. E non siamo nemmeno più... Perfetto. Ma io non ho capito, ancora dobbiamo scendere giù. È un vicolo cieco. Serve il codice di Orazio per entrare nella server farm. Non l'avete trovato? Ah, questo qua. Ho il GPS, ma non ci risponde. Ti faccio entrare io. Ci fa entrare? Ci fa entrare. Le tracce sul computer sono prove sufficienti ad arrestarti. Ma voglio sentirlo da te. Non sai che voglio di sentire le stronzate che hai fatto. Distrai Brody. Come lo distraiamo? Ma davvero? Riproduciamo delle nuvole. Come? Ma poi chi ascolta questa merda?
Ho il telefono pure. Pago un assegno di mantenimento. Quello razzo. Ci deve essere qualche altra cosa che si può... Aspetta, facciamo telecamera, forse c'è qualche altra cosa che si può creare. Tu non sai un accidente di me, bello. Telecamera, vediamo se c'è qualche... Ah, qualcosa là. Agheriamolo. Mascotte aziendale Noodle. Basta, sembra di stare al circo. Quelli dell'IT devono fare qualcosa. A posto. Ah, quello ce l'ha con me. Avete collegato questo edificio alla stessa rete con... Vediamo che fa. E come pensate di evitare il disastro? Che ci dice? Non ti scusare. A quale piano sono? E che ne so? Subito invece. Tu dici? Lo so. Ah, questa è un'altra cosa che si può fare. Accendi la cellulare di nudo. Ah, questa è la password. Grazie, Carlin. Sono accuse molto serie quelle che ha mosso. Preparerò una stanza sicura. Beh, le prove parlano da sole. E ci ha dato la password. Devo chiederle di seguirmi. Ma qua non si può accedere, non si può fare niente. Ok, quindi mi ha sbloccata la password. Ok, installo una backdoor in Noodle, perfetto. Fatti forza, Orazio, non mollare. Individua il server centrale. Collegato tutto quanto per bene qui. E questo non fodiamo più oggi. Vabbè, però aspetta, ma non penso che ci siano le guardie. Questo qua deve andare per forza così, dai, pigliamo dal capo. Questo qua deve andare per forza così. Se arrivano le guardie è un problema, però se non arrivano le guardie ci potremmo riuscire. Aspetta, questo qua le possiamo già aprire. Questo qua come mai si è girato? Ok. Però chissà dov'è il server centrale. Infatti non hanno fatto troppo difficile. Quello là a Stanford è stata... Quello a tempo, non mi ricordo se era Stanford. È stato un poco complicato. Era Stanford, boh. Ok, abbiamo sbloccato tutto. E mo' dobbiamo individuare il server centrale. Questo qua non sarà quello là, dai. Andiamo a vedere. Ah no, questa è solo una porta. E scusa, come facciamo a sapere qual è? Ah, era questo. No. Questo lo vedo più doppio. Questo al centro. Installa una backdoor. Ah, uno a uno bisogna farlo. È sempre al centrale, è quello che stava al centro. Sono in mano al Denzek. Io me ne vado, ma Orazio è ancora dentro.
Chi di voi vuole aiutare un fratello? Detto, una grande scemenza. Sì, sono stato ultra fortunato. Ho quasi finito qui dentro. Bene, vediamo. Bene, ho finito. Vediamo che combina Orazio. Ah, perché adesso possiamo accedere sempre alle telecamere. Ok. Mi dispiace che abbia deciso di non collaborare. Le consiglio di contattare il suo avvocato. Sì. Hai la sequenza dei tasti? Capisco. Grazie. Ah, signor Carlin. Io mi scuso davvero. Sfortunatamente abbiamo commesso un errore imperdonabile. Ma che sorpresa. Le chiedo scusa, prego. Può andare. Tutto è risolto, meno male. Ciao, Kiko. Ehi, non è possibile, io non... Signor Goodell, si sieda. Goodell. Ok, prego, non credo che... si sieda. A posto, e anche questo è fatto. Adesso incontra Orazio fuori da Noodle. Ok. Ma come ci usciamo fuori? Orazio, è stata dura. Stai bene? Io sto benissimo. Che stai facendo? Ci vediamo fuori al bus Noodle. Quella gente sta sopra, forse. Non sta dalla parte mia. Ehi, sono in una grossa stanza refrigerata. Qualcuno sa come si fa a uscire? Sì, ti ha trovato. C'è un condotto di scarico sul retro che dovrebbe portarti verso una delle uscite. Ah, qua. Bene, grazie. Non mi crederai mai, Kiko. Allora, il mio gioco preferito di sempre, ma adesso ci devo pensare, ma il mio gioco preferito di quest'anno, fra tutti quelli che ho giocato... Hai scambiato le tracce di Orazio con quelle di Goodale? Non gli permetto di dare fastidio. È Nier Automata. Davvero ingegnoso, Sitara. Grazie del complimento. Quel gioco è... Io non te lo so nemmeno dire perché è il mio gioco preferito, però... ero pure una pippa in quel gioco. Ma tengo ancora la... la musica che mi gira, in testa. La storia è bellissima, è tutto molto strano. Però se non, e poi c'è Nier Automata, c'ha un grosso problema. Nier Automata è diviso in diciamo 4 finali e mezzo. In realtà sono 5 finali, di cui l'ultimo finale si fa in un quarto d'ora. E le prime forse 10 ore per arrivare al primo finale, tu dici vabbè, ma questo è un gioco degli androidi, ci stanno gli androidi qua, combattono e va bene così. E quindi è un gioco in cui vai avanti e ascolti un poco di storia e basta, e poi incomincia dopo il primo finale incomincia a diventare tutto super immersivo, si incastrano un sacco di pezzi del puzzle. Poi diventa sempre più bello, diventi proprio, te ne importa proprio dei personaggi. Però se vedi il gioco in per sé, la mappa è piccolissima, sono 5 posti e ti devi muore fra sti 5 posti, vabbè, diciamo 6 con quello su. Ci stanno pochissimi tipi di macchine, ci sono parecchi boss però. Ehi, godetevi i dati, ma tenetemi da parte una birra, ok, Wrench? Ora ho in programma di... programmare. Ehi, grazie, grande, per tutto quello che hai fatto per me. Di niente. Ma ora non è che puoi levarti dal cazzo, innervosisci la gente. E poi la grafica non è nemmeno tanto bella, sì. Buona, vero? Se vedi video. Però è proprio che il gioco che ti prende, cioè che quando finisci quel gioco... ti dispiace che l'hai finito, che non ci puoi giocare più.
Ora, dimmi tutto quello che sai sul DedSec. E poi naturalmente ci stanno tutti, vabbè, controllo era bello, Assassin's Creed Odyssey e Origin erano belli, quell'altro là come si chiama, Red Dead Redemption era bello, però un po' una decina di ore pallose, diciamo. Bayonetta pure bello, poi non mi ricordo che caspita abbiamo giocato più. Vediamo. Ah, non le abbiamo fatte le playlist tutte quante. Vediamo, playlist. Ah, Horizon è bellissimo. Death Stranding, un poco strano. Recentemente sono stati collegati. Hellblade era bellino, però durava poco. Secondo gli esperti, con violenze esagerate. Sword Art Online non aveva una schifezza. Il capo della polizia di Detroit pure si faceva giocare. Ordine faranno di tutto per proteggere San Francisco dalle organizzazioni criminali. Allora, questo qui l'abbiamo fatto. O no? Retro. Il Primate trama qualcosa. Uno dei loro si è dato al crimine. Su internet Lenny dice che è dei nostri. Non può smerdarci in questo modo. Prova a fermare il criminale. Guadagniamo qualche punto. Quella è una missione PvP. Ah, queste qui sono le missioni che abbiamo già giocato. Si possono rigiocare. Perciò forse stanno ancora qua. Un amico protegge donne nel paccio. E adesso non ci dà più missioni principali. Chissà come mai. Però una cosa che voglio fare. Ah no, è questo qua. Lo dobbiamo andare a prendere. Come facciamo a fare? Ok. Ci serve un mezzo di trasporto. Un mezzo di trasporto che non è il pullman di Nutle. Guarda qua quanto è bello sto parco. Oh, guarda qua. Ma che è successo? Che fanno questi due cani? Ma è possibile che non c'è un mezzo di trasporto? Eccoli là. Quello mi sembra ottimo. Fermo. Ah, vabbè, rubiamoci quella macchina là dentro. Perché non entra? Vabbè, non era la taglia. E ma dove dobbiamo andare? Perché missioni principali non ce ne sono più, queste missioni secondarie. Secondo me dobbiamo andare al... Sì, lo sapevo che si possono richiamare le auto, però mi devo comprare un garage, mi sa che ancora non l'ho comprato. Ah, e devo vedere come si fa a prendere... perché questo è un problema, un sacco di volte che ti manca la macchina. Adesso secondo me... no. Oh merda, che cazzo? Ehi là? Sitara? Josh? Oh no, ditemi che non è quello che penso io. E questo è quello che avevo capito. Sì, ti sento. Mi stanno trovando. Che bisogna prendere... Il nostro server è stato hackerato. Un garage. Vedi, bisogna andare... Ok, però oggi non lo facciamo. Oggi facciamo una corsa con i co-kart. Che da quello che ho capito io ci sono. Sono quasi sicuro che ci sono in garage. Non mi ricordo dove l'ho visto. Però può darsi che mi sbaglio. Iniziamo la gara, eh. Allora, questa qui non l'abbiamo mai vinta. Mai vinta. Era questa che dovevamo. Incominciamo con questa che è più facile. Che finora ne abbiamo vinto solamente una di gara di go-kart. Era quella al centro del commercio. No, due ne abbiamo vinte.
Beccata. Questa qua non l'abbiamo mai vinta. Questa era la prima che dovevi fare. Ma sto gatto. Ma questi vanno troppo veloci. Sì. Non si può nemmeno aggirare niente. Questo dovrebbe essere facile teoricamente. Ok, voi là, quello che si è scapezzato. No, non mi buttare fuori. Altri due giri, ma cazzo mi dici Marcus? Guarda, ma guarda quello quando vanno più veloce di me. Ci sono! Ma non mi vedono proprio! Non ce l'abbiamo fatta, ma dai! Ma non ci hanno visto proprio sul diritto, riproviamo. Ma abbiamo sbagliato all'inizio quando quelli hanno fatto l'incidente, hanno buttato le cose per aria, ci hanno fatto perdere un sacco di tempo. Riproviamo. Poi ho preso pure la batteria per la ripresa. All'inizio. Guarda quello il primo, quando è stato ci ha dato già. Beccata. Vediamo. Ma non è possibile che quello là stava dietro a me, mi supera sopra il rettilineo. E andava più piano quando l'ho superato. Concentrati, altro che beccato. Guarda come non mi vede proprio. Ci sono! No! Proviamo a tagliare. Ma si deve imbrogliare per vincere. Vabbè, bisogna imbrogliare, se no non si vince. E questo non l'avevo capito. Va Marcus, li tagliamo tutti quanti gli angoli, vabbè. Cercando di non prendere la munnezza. Questo l'abbiamo tagliato molto male. Ah, forse nei primi giri devi tagliarli, così togli gli ostacoli di mezzo e dopo non prendi la penalità quando li tagli più tardi. Questo qua però un poco è pericoloso tagliare qua. Beccata.
Andiamo pure qua. No! Woohoo, ci sono! No, no! Ah, mi sto emozionando, vedi? Beccata! Boh, ma questo è un comportamento assolutamente antisportivo, eh! A posto, abbiamo vinto? E abbiamo vinto anche la gara di Cocard facile, imbrogliando. Aspettate un secondo. Per l'FBI? Sembra essere questo posto. Il piano del bureau. Con l'aumento dei cyberattacchi e l'integrazione del sito OS in ogni aspetto della vita cittadina, gli hacker rappresentano una seria minaccia. L'FBI ha identificato hacker e gruppi di hacker che potrebbero minacciare le nostre infrastrutture o peggio. Un portavoce ha affermato: possiamo combattere gli hacker solo con il loro stesso tipo di tecnologia. I timori dei difensori dei diritti civili che l'FBI possa usare questi strumenti per altri scopi suonano decisamente esagerati. A posto. Kiko, ragazzi, per stasera basta così. Però domani pomeriggio sono quasi sicuro che iniziamo molto 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 prima. Quindi io vi lascio una buona serata e ci vediamo domani. Ciao! Ciao Kiko!